Dottora Uso, il Parco Acquatico di Rende ospita il centro vaccinale con un'utenza non indifferente. Ecco, come sta andando la campagna di vaccinazione? Molto bene e sono veramente contento che la gente sta rispondendo in maniera così massiccia. Ha capito l'importanza, a prescindere dal tipo di vaccino che si fa, perché si sa che sono dei vaccini in base alle categorie delle persone, i fragili, gli ultra sessantenni hanno una determinata categoria, gli altri invece hanno un'altra categoria di vaccini. Però sono tutti importanti, sono tutti buoni e dobbiamo farli tutti, a prescindere dal vaccino che si fa, perché il vaccino che facciamo noi non è così casualmente, è in base al soggetto, in base alle proprie caratteristiche, soggetto fragile oppure soggetto non fragile. Però facciamo questi vaccini. Oggi l'affluenza è molto notevole, forse anche perché è una bella giornata. Poi il parco acquatico, come ha visto, si presta perché è grande, comodo, ci sono gli spazi, non c'è assembramento, quindi anche le persone vengono pure molto molto volentieri. Senta, la Regione per cercare di recuperare il ritardo accumulato in questo mese, farà addirittura un'altra Vax Day, altri 4 giorni. Ecco, qual è l'appello che lei fa ai suoi assistiti? Però non Vax Day, attenzione, perché Vax Day si intende Si senza. chiama purtroppo. Sì, però diamo la giusta informazione, se Sì. no ci ritroviamo come è successo la scorsa settimana, che sono venute tante persone. Allora, questi 4 giorni che ci sarà una massiccia operazione di vaccinazione, centinaia e centinaia di vaccini, occorre sempre la prenotazione tramite piattaforma. Ha ragione, passa questo Vax Day, però Vax Day è un po' una giornata libera e invece non vorrei che la gente venissero, le persone chiaramente venissero e poi non trovassero il vaccino, perché chiaramente va tutto programmato. Quindi prenotarvi sulla piattaforma, i posti ci sono, ora è più facile rispetto a 15-20 giorni fa e domenica, lunedì, martedì, sabato, anzi sabato, domenica, lunedì, martedì, venite tutti a fare questo vaccino, è importante. Solo così possiamo uscirne, solo così possiamo ritornare a fare una vita normale, scambiarci un caffè, una stretta di mano, le cose comuni, abituali che ora ci mancano e che stiamo apprezzando tanto quanto per noi era invece una banalità darsi una stretta di mano.